Mai come quest'anno il girone B di promozione ha in cartello così tante stracittadine. Dopo quelle di San Salvo, Montesilvano e Penne, tocca a Loreto Aprotino con la sfida che mette di fronte Amatori Passo Cordone e Lauretum. Contrariamente alla blasone delle due contendenti, è stavolta l'11 di mister Di Federico che ha interessi d'alta quota con la zona playoff che dista una sola lunghezza. Il Lauretum ristagna invece in piena zona playout e ha bisogno assoluto di muovere la classifica. L'avvio loretese sembra incoraggiante con lo stacco aereo di Rosselli che spedisce la sfera di pochissimo al lato. La fiammata biancazzurra rimarrà tale perché gli uomini del presidente Colaiocco prenderanno decisamente in mano le redini del gioco e si faranno vivi dalle parti di Di Quinzio con l'inzuccata di Landucci che non riesce a finalizzare l'ottimo suggerimento di Serafini. Al 33esimo ci prova Dintino su palla inattiva, posizione assai defilata per lui e facile la presa dell'attento di Quinzio. Al 38esimo fioccano le proteste in seguito al contatto in aria tra Verdecchia e Landucci che non viene sanzionato dal signor conoscitore di Teramo. Prima del riposo si rivede il Lauretum col solito Rosselli, il cui destro di prima intenzione sibila pericolosamente al lato. Con le immagini andiamo a focalizzare la seconda frazione che si riapre all'insegna del Passo Cordone e in particolare di Landucci, protagonista sfortunato in almeno due circostanze. Al sesto, quando colpisce di testa dal vertice d'area con il pallone abbrancato da Di Quinzio e poco dopo quando viene servito egregiamente da Di Primio che lo mette in condizione di volarsi a rete. Di Quinzio mantiene nella circostanza la necessaria freddezza per arginare l'attaccante avversario. Il duello tra i due è destinato a continuare, ma stavolta ad avere la meglio è l'11 del Passo Cordone che al nono chiude lo scambio stretto con Di Primio e fulmina il portiere loretese con un gran sinistro dalla media distanza. I biancazzurri non sono in grado di reagire e al 26esimo subiscono il raddoppio dell'Amatori, griffato stavolta dal neo entrato Falone in classica azione di contropiede con il 18 in casacca rossa che schizza in velocità sul lancio di Mascio Vecchio e non lascia scampo al malcapitato Di Quinzio. Tardiva la reazione del Lauretum con il solito Rosselli che a ridosso della mezz'ora prova a sorprendere Fioretti, costretto ad un difficile intervento per alzare la sfera sopra i legni. Al 36esimo ci prova Polidoro su palla inattiva, sfera che termina a fil di palo e al 40esimo l'ultima opportunità con l'attivissimo Rosselli che non sortisce gli effetti sperati. Alessio Pierdomenico è il difensore dell'Amatori Passo Cordone che oggi con il classico risultato ha sconfitto il Lauretum che per voi sa anche qualcosa di rivincita. Beh sì, sicuramente per noi è un derby, io sono anche un ex di tanti anni, sono stato a Loreto, è una vittoria per la nostra società, per il nostro mister e per noi tutti perché siamo un grande gruppo, stiamo dimostrando cammin facendo che i risultati arrivano grazie a queste componenti. Il presidente Pietro Colaiocco non può essere che soddisfatto della prestazione dell'Amatori Passo Cordone. Sicuramente, lui ci incita sempre prima delle partite, entra per darci la carica e noi stiamo quest'anno ripagandolo sul campo perché, ripeto, noi siamo molto legati al nostro mister e a questa società che non ci fa mancare nulla. Uno sguardo al futuro? Noi stiamo facendo un campionato tranquillo, chiaramente strizziamo l'occhio ai playoff perché sono a portata di mano, sognare è lecito, quindi noi ci proviamo.